programma del pomeriggio, come sanno i partecipanti, prevede due relazioni e due comunicazioni. La relazione del professor Ludovico Galleni dell'Università degli Studi di Pisa, dal titolo "A partire da Teilhard e Chardin, di pensare oggi la vita e l'evoluzione" col punto interrogativo, e la relazione del professor Andrea Zoc dell'Università degli Studi di Milano, "Il significato delle proprietà emergenti nella vita e nell'evoluzione". E poi due comunicazioni di Mirko Di Bernardo, che è della nostra università, "Modelli metaforici della conoscenza biologica e teorie della complessità", e Elisa Grimi, che tratterà il tema "Tra credenze e ragioni, la vita buona nel dibattito odierno". Ora non vorrei indugiare oltre io personalmente, ma solo avere il piacere di presentare il professor Galleni, che ha insegnato presso l'Università di Pisa e che ha un curriculum diffusissimo, pieno di impegni, di iniziative, di testi, di esperienze che è veramente difficile riassumere in una presentazione. Ha insegnato zoologia generale ed etica ambientale, ha approfondito il pensiero di Teilhard e Chardin con particolare riferimento all'opera di questo grande scienziato, ed è stato membro del comitato direttivo di società europee a diverso titolo, e anche ha lavorato proprio sul rapporto tra scienza e teologia, coordinatore di numerosissimi progetti di ricerca, tra i membri fondatori della Società Internazionale di Scienze e Religione, numerosissime le pubblicazioni. Penso che la cosa migliore sia proprio dedicarci ad ascoltarlo, e quindi mi fermo qua con la presentazione e gli cedo subito la parola, ringraziandolo ancora per aver accettato questo nostro invito. Bene, innanzitutto sono io che vi ringrazio per l'invito. Mi fa sempre piacere parlare di evoluzione, che è stata un po' la grande passione della mia vita, e mi trovo un po' in difficoltà a parlare con questo pubblico. Io che, come punto di partenza, sono stato un biologo sperimentale, ho lavorato per molti anni sull'origine delle specie, in particolare sulla domanda se riarrangiamenti cromosomici potevano dare origine a nuove specie. E questa forse la cosa più interessante è stata il lavoro fatto su un piccolo roditore, l'Avicola del Savi, che presenta, alcune popolazioni italiane presentano un riarrangiamento cromosomico, e se si incrociano popolazioni con riarrangiamento e senza riarrangiamento si forma la prima generazione ibrida, ma il maschio è sterile, quindi non si forma la seconda generazione, quindi abbiamo a che fare con due buone specie, anche se si tratta di un caso di speciazione incipiente. Quindi diciamo, questo è stato un po' il lavoro sperimentale, però ho sempre cercato di riflettere anche su altri aspetti della biologia evolutiva e ho trovato un quadro di riferimento soddisfacente, poi ne discuteremo, proprio nella figura innanzitutto e poi nell'opera di Pierre Teilhard de Chardin. Però prima di arrivare, forse dirò delle cose banali, la cosa più difficile in questi situazioni è che non si conosce molto il pubblico e quindi c'è il rischio di dire cose banali che sapete già, semmai perdonatemi, però secondo me alcuni punti vanno sottolineati. Che cosa vuol dire evoluzione? L'evoluzione ci dice che la materia e la vita sono sottoposte a un processo continuo di cambiamento nel tempo, ma la cosa importante, almeno per quanto riguarda la vita, è che tutti i viventi sono ricollegabili a progenitori comuni fino ad arrivare a probabilmente quello che è stato l'evento dell'origine della vita. Quindi tutto è ricostruibile all'interno del tempo trovando progenitori comuni, e diciamo il rapporto fra i viventi è rappresentabile con una certa facilità intuitiva con quella di un albero. Diciamo che per un paio di secoli, il XVIII, quando l'idea di evoluzione cominciava lentamente a farsi strada, e poi il XIX, l'evoluzione si è confrontata con il fissismo, quindi col fatto che le specie potevano nascere, svilupparsi e morire. Se posso fare un paragone,
forse un po' meno poetico rispetto all'albero, nel caso del fissismo si tratta di tanti spaghetti che evolvono in maniera parallela l'uno rispetto all'altro, ma non c'è un rapporto di discendenza comune, da progenitori comuni. Questo è importante perché il problema non era l'origine delle specie. Ho letto con divertimento e curiosità che il Francesco Buonamici, il maestro aristotelico di Galileo a Pisa, quindi un po' di tempo fa, parla di tre diversi meccanismi per l'origine delle specie, quello che oggi potremmo chiamare per mostri efficienti, per ibridazione e per generazione spontanea. Quindi il problema non era l'origine delle specie, il problema era la discendenza divergente da antenati comuni. Oggi possiamo affermare senza nessuna difficoltà che il fissismo è scomparso, almeno dal dibattito scientifico, ed è rimasto in pieno l'evoluzione, cosa che non ci sconvolge per niente, anzi, il primo darwinista italiano, che era tra l'altro un buon cattolico, Filippo De Filippi, scrive senza troppe difficoltà, siamo nel 1864, si può essere benissimo fissisti ed atei ed evoluzionisti e credenti, che fissisti ed evoluzionisti sono due diverse teorie scientifiche. Oggi però io mi permetto di fare un passo avanti e mi permetto di affermare che l'evoluzione ha un aspetto fattuale, non banale, ed è il risultato di una ricerca di tipo storico che è altrettanto provata quanto è provata l'esistenza dell'impero romano. Su questo, se volete, poi si potrà anche discutere, però sono disposto a difendere questa affermazione senza problemi. In fondo si fa lo stesso ragionamento, si guarda indietro nel tempo e ci si chiede come hanno funzionato le cose. E allora, come dai reperti, per l'evoluzione fondamentalmente un fossile, per l'impero romano un capitello, un tempio che è sopravvissuto, eccetera, ci si rende conto che c'è una connessione di questi fatti e c'è il modo per collegarli con l'idea dell'impero romano o l'idea dell'evoluzione. E d'altra parte un altro appoggio importante è quello delle conseguenze al presente. Pensate alla lingua la diffusione delle lingue neolatine, pensate in biologia evolutiva alla biogeografia, ma la prova fondamentale ormai, mi sembra anche senza senso di parlarne, è che con tutti i metodi che abbiamo possiamo ricostruire alberi di filogenesi con la morfologia, con la paleontologia, oggi con questo grandissimo strumento della biologia molecolare e con vari sistemi di DNA mitocondriale, DNA nucleare, vari tipi di geni che vengono presi in considerazione, e abbiamo alberi di filogenesi che sono coerenti. Se non sono coerenti immediatamente, abbiamo la speranza non banale di poter mettere insieme i vari pezzi. Quindi c'è questa coerenza fondamentale della biologia che viene spiegata soltanto attraverso l'evoluzione, il fatto storico evoluzione. Se volete, così anche per chiarirci molto bene le idee fino in fondo, io sono anche un evoluzionista dal punto di vista filosofico, cioè ritengo che l'evoluzione ci dia una visione del mondo che interpella la teologia, sulla quale non possiamo evitare di confrontarci, ma che anche l'aspetto filosofico dell'evoluzione abbia una grande importanza. D'altra parte, dopo il Concilio Vaticano II, noi scienziati ci sentiamo tranquilli. Il numero 36 e il numero 44 della Gaudium Spes ci risolvono tutti i problemi. Uno dei grandi contributi che il mondo moderno dà alla Chiesa, tra gli altri, è anche la scienza, che ci chiarisce molto bene, ci aiuta a comprendere la posizione dell'uomo e apre nuove vie verso la verità. Questo è fondamentale perché vuol dire che noi non abbiamo la verità data una volta per tutte, ma la verità la troviamo nel dialogo con l'altro e per me nel dialogo con la scienza. E allora, una delle grandi novità della scienza è l'evoluzione e bisogna confrontarci. Tra l'altro, la Gaudium Spes dice anche un'altra cosa fondamentale: la scienza aiuta la teologia e la religione se risponde al proprio metodo e alle norme etiche, quindi non se risponde al dogma,
ma se risponde al proprio metodo. Poi vedremo che il metodo nella scienza è molto più complesso di quanto non si voglia presentare, ma intanto questo è un punto importante. Quindi, facendo il mio mestiere, lavorando sull'origine delle specie, magari l'altro secolo avrei avuto qualche... sia che all'inizio del Novecento, poi ne parliamo, avrei avuto qualche problemino, oggi l'ho fatto senza il minimo problema. Ci mancava anche. Com'è che però si arriva a quest'idea sull'evoluzione? Questa è una cosa abbastanza importante, io amo sempre partire dalla questione storica, non parto da Stenone perché i tempi sono relativamente brevi, Stenone è il geologo che per primo si rende conto che il tempo porta a trasformazione negli oggetti di natura. Il tempo entra e cambia. Quindi c'è una storia della natura, ma ovviamente arrivo direttamente alla Lamarck. Cioè Lamarck mette insieme tutti questi frammenti nella prima teoria completa e coerente sull'evoluzione. I punti fondamentali, lo sapete meglio di me, sono l'ambiente che cambia, l'essere vivente che cambia per adattarsi all'ambiente, e questo cambiamento viene ereditato dai figli, quindi uso e disuso degli organi e eredità di caratteri acquisiti. Questo è importante perché tutto il punto di partenza è il rapporto dialettico vivente-ambiente, e questo è una cosa da sottolineare. Tra l'altro, ecco la grande novità di Lamarck, è che gli adattamenti che fino a quel momento venivano spiegati come un montaggio diretto da parte di Dio della specie, che doveva avere certe funzioni, e quindi Dio come un artigiano la montava ben fatta, vengono invece spiegati in termini aggredibili dal punto di vista della scienza. E questo, abbiamo questo splendido passaggio per cui mano a mano la teologia viene liberata da pesi che non le competono, che passano all'indagine scientifica. Notate bene, in Lamarck tutto questo meccanismo è dovuto ai movimenti dei fluidi vitali del vivente, c'è una forza vitale che non è però niente di metafisico. Io qui uso il termine in maniera brutale, perdonatemi da povero zoologo, nel senso di qualche cosa che trascende gli aspetti fisici, ma è una forza vitale studiabile e documentabile. Se volete avere un'indicazione di questo modo di pensare, rileggetevi, penso di averlo letto, il Frankenstein di Mary Shelley. Frankenstein parte non perché c'è qualche magia o qualche intervento di forze psichiche, ma per un evento fisico, una qualche scarica elettrica che fa partire questo nuovo essere vivente. Quindi Lamarck ha questa grande importanza. In Lamarck c'è anche forte l'idea del muovere verso la complessità, e qui si sente molto bene l'idea illuminista del progresso. L'uomo illuminato dalla ragione va verso un futuro di progresso, di meglio essere, di benessere, di meglio essere, perché non lo dovrebbe fare anche la natura, che va da forme semplici a forme più complesse. Che ne è di Dio in tutto questo schema? Dio è il garante dei meccanismi che devono funzionare, però poi si ritrae. Una delle figure più interessanti del dibattito, ci spostiamo un attimo in Inghilterra, è Erasmo Darwin, di cui poi lo chiameremo nonno Erasmo, per quella familiarità che bene o male abbiamo tutti i biologi evoluzionisti con la famiglia Darwin, e che diceva che Dio esiste, è provato con la forza di una dimostrazione matematica, ma è altrettanto provato che non gliene può importare di niente, che non gliene importa niente di noi. Quindi Dio che mette in moto il meccanismo e poi la lascia fare. Quindi, dialettica vivente ambiente, eredità di caratteri acquisiti, uso e disuso degli organi e eredità di caratteri acquisiti. Il dibattito, sapete bene, diventa rapidamente, si scalda rapidamente. Nella Francia napoleonica che emerge Cuvier, l'ultimo dei grandi fissisti, che però che si basa anche su dati sperimentali, trova l'ibis degli egiziani e dice: ma questo è uguale all'ibis che conosciamo noi, quindi migliaia di anni senza nessun cambiamento, c'è stabilità. Cuvier sarà stato un grande cortigiano, ma era anche una persona di grande genialità. E allora come spiega tutti questi cambiamenti? Con la teoria delle catastrofi. Non ci addentriamo nella teoria delle catastrofi,
che però, guarda caso, ricomincia a riemergere in questi ultimi anni. Ma la cosa forse più importante è l'antagonista di Cuvier nell'ambito inglese, Lyell, il geologo, che propone due aspetti fondamentali: l'attualismo e il gradualismo. La catastrofe aveva questo grande difetto, e se c'era l'osservatore veniva spazzato via, e se non c'era non poteva essere studiata. Quindi dal punto di vista epistemologico era qualcosa di scivoloso e non ben aggredibile. Lyell dice: attualismo, le forze che agiscono dal punto di vista geologico oggi sono anche quelle che hanno agito nel passato, quindi le possiamo studiare. Gradualismo, sono piccole forze che però in tempi molto lunghi danno grandi cambiamenti. Quindi riapre alla scienza la possibilità di studiare da questo punto di vista. Ci sarà poi, non banale, l'opera di Malthus, ne riparliamo fra un attimo, ma ecco che emerge l'opera di Darwin. E qui volevo così sottolineare una cosa abbastanza curiosa: gli spazi per la discussione nell'ambiente inglese erano già abbastanza aperti, in particolare nell'ambiente cattolico inglese, dove era fortissima l'influenza del cardinale Newman era stato in Irlanda a fare i sermoni alla costituenta Università Cattolica Inglese, era stato estremamente chiaro: se c'è un contrasto tra scienza e teologia, prima di tutto bisogna chiedere agli scienziati se siete sicuri. Se gli scienziati sono sicuri, bisogna studiare meglio il caso, e quasi sicuramente vedremo che il problema non c'è, ma se il problema persiste bisogna che i teologi rivedano il loro modo di fare teologia. Quindi scienza rimane stabile, sì, cambia il modo di fare teologia. È chiaro che l'arrivo dell'evoluzione cade in un campo estremamente fecondo. Perché Darwin, però, questo è quello che vi dico ora, è una cosa su cui poi mi piacerebbe discutere, perché Darwin, Barbara è una vecchia amica con cui abbiamo discusso di queste cose per tanti anni, quindi spero di discuterne anche ora. Io non credo che sia stato perché le donne di casa Darwin lo tiravano per la giacca, ma più che altro perché Darwin, dopo il viaggio della Vigola, era il più grande naturalista inglese insieme a Lyell, e non voleva proporre una teoria che potesse avere punti deboli. Quindi ecco questa grande costruzione che sta emergendo lentamente e che poi prende un'accelerazione quando Wallace manda i due lavori di Sarawak e di Ternate, no? Sapete bene che sono loro che danno l'innesco e la spinta a Darwin a pubblicare. Quali sono i problemi fondamentali della selezione naturale? Julian Huxley, che è stato un po' il grande, io do un attimo un'occhiata all'orologio, ma tieni sotto controllo. Julian Huxley, che è poi uno degli autori della sintesi moderna, dice: è estremamente semplice, tre fatti e due deduzioni. Quindi, primo fatto, ogni specie ha una grande fertilità, fa molti figli, ma secondo fatto, di generazione in generazione il numero degli individui rimane costante. Quindi se si fanno tanti figli ma pochi arrivano a riprodursi, vuol dire che c'è competizione, prima deduzione. Siccome c'è una variabilità ereditaria, gli individui variano anche all'interno di una specie, uno rispetto all'altro, e questa variabilità ereditaria, ecco che la natura, l'ambiente, sceglie di generazione in generazione quegli individui che hanno caratteristiche che meglio si adattano all'ambiente. Scelta dell'ambiente, selezione naturale. Che è molto semplice, vedremo poi se c'è tempo, se no ne discuteremo, che può essere testato, ma che apre tutto uno spazio forte di dibattito con la regione. Questo sì che è il problema, perché tutta la natura è caratterizzata da questi eventi drammatici. L'idea è quella di Malthus, però Malthus l'applicava all'uomo, e bene o male l'uomo era pur sempre segnato dalla drammaticità del peccato. Qui il discorso si sposta: non c'è un prima, una natura incorrotta prima del peccato che poi si corrompe perché c'è il peccato dell'uomo. C'è una unità profonda nella natura che si evolve con questi meccanismi drammatici.
qui c'è stata una delle grandi sorprese del 2013, è stata riportata all'interesse di noi che in qualche modo sappiamo l'evoluzione, un'altra figura importante della famiglia Darwin, cioè la nipote Julia Wedgwood. Mi viene sempre in mente i grandi figure di casa Galileo, Vincenzo, Galileo e poi la povera Maria Celeste che viene monata e zitta. La Giulia fa quasi una fine simile, ma scrive due articoli importantissimi nel 1860 e nel 1861, proprio di commento all'opera dello zio, e il discorso è questo: di fronte a questi meccanismi drammatici, senz'altro noi possiamo ancora chiamare Dio creatore, ma lo possiamo ancora chiamare Dio come padre, un Dio che crea attraverso meccanismi che qualsiasi persona per bene dovrebbe rifiutare. Questo è il problema. La Giulia lo risolve in qualche modo in termini quasi cristologici. Poteva Cristo incarnarsi in un essere che non fosse anche la ricapitolazione della drammaticità dell'esistenza umana? Allora, perché ci vuole questa drammaticità? Non poteva Dio farne a meno? Quindi il problema su cui si gira sempre intorno è quello della teodicea, un problema molto più drammatico perché investe la struttura stessa della creazione e non può essere più scaricato sul peccato originale. Ci torneremo poi alla fine vedendo la soluzione di Teilhard, che però secondo me anche quella non è soddisfacente. L'altro grande problema, nonostante tutto, è quello del caso. Oggi parliamo tanto di caso, l'evoluzione avviene per caso, eccetera, eccetera. Ora Darwin, non sto a ridirvelo, ma mi pare inutile sottolinearlo, era una mente estremamente acuta e si rende conto del problema e lo affronta in maniera estremamente chiara. Che cos'è il caso riguardo alla selezione naturale? Lo risolve con la metafora o la similitudine dell'architetto. La selezione naturale lavora come un architetto che deve costruire una casa ai piedi di una frana. La commissione gli viene da un ricco eccentrico che gli dice: però devi usare le pietre della frana senza farle lavorare. Allora, possiamo dire che la forma delle pietre è dovuta al caso? No, la forma delle pietre è dovuta a una precisa serie di cause che hanno agito: la struttura chimica della roccia, le forze di erosione, di sedimentazione, eccetera, poi gli urti che ha avuto la pietra cadente e alla fine l'ultimo urto col suolo. Quindi la forma della pietra è dovuta a una precisa serie di cause. L'architetto usa la pietra a caso? No, non è che butti sassi finché non viene un muro. Cerca di scegliere. Quindi anche l'architetto introduce una serie precisa di cause per cui la pietra viene spostata e va a finire in un muro o va a finire in un arco. Ma possiamo dire che la forma delle pietre è finalizzata alla costruzione che ne seguirà? No. Quindi il caso darwiniano è l'incontro casuale di due catene di cause scollegate tra di loro. Questo fa problema? Non fa problema? Io penso che ormai non faccia più problema, certo, spazza via qualsiasi possibilità di disegno intelligente. Che ci fa ancora meglio un problema perché il disegno intelligente l'aveva spazzato via già John Henry Newman, quando ancora la costituenda Università Cattolica Irlandese aveva detto molto chiaramente: il disegno intelligente è una teoria pagana legata al timeo platonico, ha dato grandi risultati, oggi non dà più nulla di nuovo, quindi lo possiamo tranquillamente mettere da parte. E dicevo un'altra cosa, non entra esattamente nel nostro discorso, ma è bene sottolinearlo, ecco perché l'ambiente cattolico inglese è ricettivo in maniera positiva su questi temi. In un'università cattolica la ricerca scientifica deve essere libera, perché o lo scienziato è libero o non può fare ricerca. E dice anche Voltaire: se sapesse una disciplina scientifica potrebbe insegnare in un'università cattolica. Questo è interessante, no? Non tanto Voltaire, una piccola, ma il discorso sull'architetto, perché comincia a chiarire i pezzi del caso. In Darwin rimane però il problema della variabilità ereditaria, e qui c'è forse l'aspetto meno felice dell'opera di Darwin, cioè l'idea della pangenesi,
che è un po' un recupero dell'anarchismo. L'uso e disuso di un organo fa sì che cambiano le sue cellule, da queste cellule si staccano delle cellule che vanno nei gameti e quindi la variabilità viene trasmessa. Notate un modo per spiegare origine e trasmissione della variabilità, ma poi su questa origine e trasmissione agisce la selezione naturale. Quindi i due temi cercano di incastrarsi. Il discorso va avanti, e questo è importante perché a questo punto troviamo un'altra figura, anche questa trascurata, forse più drammatica delle altre, che è quella di St. George Jackson Mivart, o zoologo che lavora, Darwin aveva fatto entrare nella Royal Zoological Society, quindi diciamo un discepolo di Darwin e di Huxley, che però si era convertito al cattolicesimo e probabilmente mal sopporta alcune riflessioni anticattoliche di Thomas Huxley. Forse Thomas Huxley prende queste posizioni perché non è molto tenero nei riguardi della religione e si rende conto che se attacca alla teologia cattolica, alla Chiesa cattolica, può dire quello che gli pare e passa anche da patriota. Quindi c'è un pochino questa, secondo me c'è un po' questa ambiguità, se sbaglio poi mi correggerete. Però ancora una volta Mivart chiarisce: la selezione naturale non mette in discussione la presenza di Dio, ma occorre cercare di capire meglio la drammaticità degli eventi, questo sì il vero problema, e Mivart un po' se la cava alla Leibniz: non capiamo fino in fondo il piano di Dio, quando saremo di fronte a lui capiremo anche le necessità di questi eventi così drammatici. Tra l'altro Mivart pone anche una domanda importante a Darwin, quella dell'origine dei sistemi complessi. Selezione naturale, abbiamo visto, attualismo e gradualismo, agisce per piccoli cambiamenti. Se c'è un salto, l'ala l'altra teoria di un uccello diventa ala di un rettile, come la si può spiegare in termini di somma di piccoli cambiamenti? C'è tutta una fase in cui l'arto anteriore non serve più a camminare, ma non è ancora pronto per volare, come fa la selezione naturale. In Miva c'è l'idea che a un certo punto scatta un meccanismo e si arriva al prodotto finale. Qui c'è veramente forse la cosa più nuova e affascinante della risposta a Miva dal punto di vista scientifico di Darwin, cioè l'idea che un salto alto può essere smontato in tanti piccoli gradini. L'arto anteriore non serve ancora per camminare, non serve più per camminare, ma non ancora per volare, serve per prendere il cibo, si ricopre di penne per la termoregolazione. A questo punto un arto che non serve più per camminare e coperto di penne può servire per pronare, visto che poi ci sono tanti insetti sugli alberi e non è strano che il nostro rettile salga sugli alberi per cibarsi, comincia a pronare per scendere più rapidamente, ecco che parte la selezione verso gli alberi. Quindi come vedete c'è un lenta discussione per chiarire questi meccanismi evolutivi. Fra l'altro è interessante perché Mivart aveva una visione molto più deterministica e non casuale, e dice molto chiaramente, ecco che si ritorna al discorso di prima, saremo in grado di costruire la vita in laboratorio, abbiamo fatto l'urea conoscendo le leggi della chimica, quando conosceremo a fondo le leggi dell'evoluzione potremo fare in laboratorio un pesce. Questo è uno se volete si può anche discutere sulla triste fine di Mivart, che però poi si sconterà anche col cardinale Vaughan, quando comincia a esserci la crisi del modernismo. Cioè questo è importante secondo me, il discorso sull'evoluzione diventa drammatico all'interno della cultura cattolica quando comincia a emergere il discorso del modernismo e Mivart viene allontanato dai sacramenti del cardinale Roma. Però all'inizio, alla fine dell'Ottocento, la situazione è ancora fluida. Selezione naturale è una bella ipotesi, ma è una delle tante ipotesi. Tra l'altro sapete che per esempio Comte non credeva all'evoluzione della selezione perché non ci trovava le prove, un buon positivista voleva le prove. Huxley fa una battuta devastante, se ci pensiamo bene, perché dice il contismo è la Chiesa cattolica senza il cristianesimo, cioè l'autoritarismo puro.
prendiamo la battuta e ce la portiamo a casa e ci riflettiamo un pochino. Solo se vedete è cattiva, ma poi insomma un pochino fa pensare. C'è il neomarchismo, quindi nonostante tutto la verità del carattere così ti può ancora tornare, c'è dall'altra parte l'ottogenesi, una volta dato una soluzione, poi i passi successivi sono già rigidamente determinati dalla soluzione, e il mutazionismo. Ora qui ci sarebbe 20 minuti ancora. Perché appunto prima di arrivare a Teilhard c'è un'altra cosa curiosa, questa riguarda Pisa, e per questo che ve ne parlo volentieri, un piccolo spot pubblicitario non fa mai male. A Pisa abbiamo il cardinale Manfi all'inizio del Novecento, che è, ora ve lo dico perché è interessante dal punto di vista proprio dei modelli di interazione tra scienza e teologia, che stampa la rivista di fisica, matematica e scienze naturali, che è l'organo degli scienziati cattolici. Sono cose splendide dal punto di vista astronomico. Maffi era presidente della Specola Vaticana, ma un gesuita, mi pare austriaco, padre Wasserman, pubblica un testo sul entomologo, sulla origine della speciazione nei parassiti delle formiche. Insomma, ragazzi, gesuita che scrive sull'origine delle specie all'inizio del Novecento fa problema, e che lo cita immediatamente: guardate che cosa, finalmente. Allora Maffi si rende conto che non può fare a meno di prendere, e affida a padre Gemelli la discussione del problema dell'evoluzione. Con mia grande sorpresa, padre Gemelli parte chiamando Darwin il grande innovatore della biologia, quindi su Darwin non si discute, però a parte dice beh, la selezione naturale anche i meccanismi, la selezione naturale non è l'unico meccanismo, ma come si può risolvere il problema dell'origine delle specie? Allora il nemico viene fuori, il nemico è Haeckel, ed è il monismo di Haeckel. Ora il monismo di Haeckel è un errore filosofico: se tutto è riconducibile a un unico inizio della vita, allora Dio non c'è. Questo è un errore filosofico, abbiamo visto finora che Dio rimane creatore. Come si risolve allora il problema? Qui è interessante perché viene risolto in maniera geniale, ma filosoficamente sbagliata. Cioè padre Gemelli dice: allora combattiamo il monismo su base scientifica, dimostriamo che non abbiamo prove, che la scienza non può portare prove per riunificare tutta la vita in un unico ceppo comune. Si affronta un problema, un errore filosofico, facendo un errore scientifico, ponendo dei limiti alla scienza. Però dal punto di vista operativo è una soluzione geniale, perché praticamente dice: scienziati cattolici, potete lavorare su tutto quello che vi pare, perché poi Dio crea grandi gruppi e nei grandi gruppi potete fare quello che vi pare. L'importante è che non troviate i collegamenti tra i gruppi, tanto non ci sono o sono talmente difficili da trovare. Oggi meno male che gli alberi di filogenesi ne troviamo di tutti i tipi, ecco. Però è interessante vedere, e siamo nel 906-908, quindi torna ancora in pieno crisi del modernismo. Però vedete come a poco le cose cercano di chiarirsi. È lo stesso periodo in cui un giovane francese, Pierre Teilhard de Chardin, comincia a affacciarsi al campo della cultura. Entreranno i gesuiti, paleontologo, fondamentalmente paleontologo, affronterà l'idea dell'evoluzione senza particolari difficoltà o crisi. In questo momento sto lavorando sui i lavori che ha fatto durante la tesi di dottorato negli anni 20 sui mammiferi fossili della Francia e del Belgio, e stanno venendo fuori delle cose molto interessanti proprio sull'origine dei primati. Va in Cina, è uno dei grandi fondatori della paleontologia e della geologia della Cina, ma affronta il problema dell'evoluzione in una maniera secondo me importante, che ci serve, ci è molto utile per concludere e arrivare alle domande finali. Io ho ricostruito il progetto scientifico teilhardiano usando un po' la teoria dei programmi di ricerca scientifici di Laplace. Voi direte: come che uno zoologo si permette di entrare in queste cose? Mi scuso, ci sono finito dentro per cercare di capire e di trovare un filo conduttore nel cercare di capire perché mi piaceva tanto Teilhard de Chardin. Ecco, nei programmi di ricerca scientifici
Lakatos dice beh, le teorie scientifiche non sono cose molto semplici che si confrontano, si transitano, sono cose molto più complesse, con un nucleo centrale e una cintura protettiva. Il nucleo centrale permette di ospitare anche delle ipotesi non strettamente basate sull'esperimento, sull'osservazione, ma che anche rispecchiano le idee religiose, filosofiche, sociali dello scienziato. E allora, c'è un nucleo centrale in Teilhard de Chardin? Ecco, io credo che il discorso fondamentale di Teilhard de Chardin sia quello di una qualche necessità dell'essere pensante nell'economia dell'universo, una necessità che deve poter, che ha ragioni chiaramente di tipo teologico e religioso, si potrà discutere se ce n'è bisogno o no, ma in Teilhard c'è questa, la necessità di dimostrare questa necessità può essere dimostrata attraverso lo studio delle scienze sperimentali, per Teilhard la paleontologia. Questo ci porta ad un aspetto importante, perché per studiare questi aspetti Teilhard definisce, siamo negli anni 20 del XX secolo, percorre una strada importante, cioè quella della biologia come scienza che studia l'infinitamente complesso. Negli anni 20 comincia la riflessione sulla complessità in biologia, e per Teilhard la complessità vuol dire fondamentalmente emergenza di fenomeni nuovi che non possono essere ricondotti alle parti costituenti. Cioè io posso smontare un oggetto o cercare di capire un evento biologico andando a vedere a livello basso, ma perdo informazioni. La grande evoluzione, questo è uno dei grandi temi su cui si continua a discutere, la macroevoluzione non può essere spiegata in termini di microevoluzione. La biologia di popolazione non può spiegare i grandi meccanismi evolutivi. Quindi, biologia come scienza dell'infinitamente complesso, cambiando scale, ecco che emergono fenomeni, ad esempio quelli dei parallelismi, che sono fondamentali perché servono a Teilhard e Chardin per dimostrare sperimentalmente, con l'osservazione del paleontologo, che l'idea di un muovere verso la complessità e la coscienza era dimostrabile sulle serie fossili. Varie linee evolutive diverse emergevano caratteristiche comuni, anche se le linee erano ormai separate. Quindi, una volta trovata una soluzione, i passi successivi erano in qualche modo già determinati. E la linea fondamentale è quella che porta a muovere verso strutture a forma sempre più cerebralizzata. Prima di lavorare sui topi, lavoravo su dei piccoli vermetti, non fatti di tutti i colori, ho lavorato sui vermi, sulle larve di mosca, sulle code dei topi, insomma, succedono, mi fa lo zoologo, ma c'è questa cosa interessante, nei miei piccoli vermetti si parla, i turbellari, si passa da forme molto semplici, con un cervello estremamente piccolo, composto da poche cellule, a forme più grandi, con un cervello molto più strutturato, che serve a coordinare i movimenti dell'animale, che addirittura è protetto da una scatola cranica di tipo di connettivo fibroso. Quindi, ecco, anche i miei animali si muovono verso la cerebralizzazione. Non dico verso la coscienza, non esageriamo, forse è uno dei punti che mi allontana di più da Teilhard. Io non credo che ci sia un inizio di coscienza anche nella materia inerte, ma credo che si possa ragionevolmente difendere questa idea del muovere verso la complessità e la coscienza. Prova importante, ad esempio, la scoperta del cervello molecolare nei batteri. Sono batteri in cui c'è un gruppo di molecole poste sotto la membrana della direzione del movimento, analizzano uno stimolo, decidono se è positivo o negativo, se è positivo l'animale continua il suo percorso, se è negativo danno un ordine al flagello che rapidamente cambia direzione. Questo è quello che fa il cervello di un metazoo molto primitivo. Quindi anche i batteri muovono verso la complessità e la cerebralizzazione. Mi sono permesso di dire che era la prova che ci mancava Teilhard. Però Teilhard è ben convinto, e con questo mi avvio alla conclusione, che l'evoluzione, nonostante tutto, proceda a trentoni tra il gioco dei grandi numeri e la casualità. Qual è la differenza tra un Teilhard e un Monod? Sono divertito a paragonare i due programmi di ricerca scientifica. In Teilhard però c'è un muovere verso,
Quindi alcune soluzioni dell'evoluzione della vita sono più probabili rispetto ad altre. In Monod tutte le soluzioni sono equiprobabili e noi siamo nati perché siamo stati il numero fortunato uscito alla tombola dell'utenza. Ma lo schema è lo stesso, cambia la parte metafisica. In un caso Monod il caso elevato a chiave interpretativa dell'universo, nell'altro invece la chiave interpretativa è il muovere, verso. Però è un muovere verso, come vi dicevo, che ha anche questi aspetti drammatici. Sapete meglio di me, prima il rettore parlava di una mutazione che porta a una malattia per cui c'è un invecchiamento precoce su un bambino. Io ho sempre fatto un altro esempio, quello dell'anemia mediterranea, in cui anche qui una mutazione ad una base porta al fatto che l'emoglobina adulta non funziona, non si avvolge più nel modo giusto, non funziona, e quando l'emoglobina fetale viene sostituita dall'emoglobina adulta, un bambino muore se la mutazione è portata a livello omozigoto. Però questa mutazione negativa, terribilmente negativa, che ha un costo umano altissimo, diventa fondamentale perché allo stato eterozigote l'individuo che la porta ha una vita normale e non prende la malaria. Per cui è la mutazione che ha permesso alle popolazioni umane di colonizzare ambienti estremi come quelli delle paludi costiere malariche. Quindi, quello che è, vedete, la difficoltà di ritrovare quel disegno perfetto delle teologie naturali. Ecco perché giustamente l'abbiamo abbandonata, perché qui c'è una drammaticità per quel che riguarda un aspetto esistenziale fondamentale per l'uomo, la sofferenza dell'innocente, del bambino. Ripensate al libro di Giobbe, è lecito chiedere il perché a Dio di questo, però poi diventa un vantaggio per la popolazione. Quindi vedete come si torna ancora una volta alla domanda che nel 1861 poneva la nipote di Darwin, la Giulia Wedgwood. Dio, senz'altro, le teorie del grande zio ci permettono ancora di chiamare Dio creatore, ma possiamo ancora chiamarlo padre. E qui emerge l'idea teilhardiana, questo andare avanti e procedere a tentoni è il segno che noi non viviamo in un universo rigidamente determinato in cui ogni essere vivente ha la sua funzione precisa. Perché se così fosse non ci sarebbe lo spazio per l'azione della libertà. E tutto il senso del muovere diverso dell'universo è quello di produrre la creatura libera capace di esercitare un libero arbitrio. Dal punto di vista poi del cristiano, il libero arbitrio è talmente importante che Dio si ritrae di fronte alla liberazione dell'uomo e accetta addirittura di essere ucciso, cosa impensabile, dalla liberazione della creatura. Il creatore che ha ucciso la creatura è una cosa, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, come dice San Paolo. Allora, ecco che si ritorna al discorso. La drammaticità fa parte della stoffa dell'universo, forse perché è l'unico modo per spiegare uno spazio di azione della creatura libera. Perché ci possa essere libertà di azione, occorre che ci sia anche uno spazio per il male, per la sofferenza e la morte. La cosa ci soddisfa fino in fondo? Io non lo so. Indubbiamente però la prospettiva teilhardiana ribalta il nostro modo di ragionare e non ci chiede di guardare più indietro verso un mondo perfetto che ormai abbiamo abbandonato, ma a guardare avanti verso il futuro, perché veniamo da un mondo imperfetto nel quale noi possiamo esercitare la nostra libertà e nell'alleanza con Dio possiamo costruire un mondo in cui gli eventi drammatici possono essere ridotti nel cammino verso il futuro. Se avete letto, e se non l'avete letto ve lo consiglio, se l'ambiente divino di Teilhard de Chardin, c'è questo cambiamento di visione. Il cristiano non è colui che guarda indietro a una perfezione passata da rimpiangere, ma colui che guarda al futuro in un progetto che deve costruire la terra per la seconda venuta di Cristo. E allora il cristiano deve impegnarsi
in prima persona, non soltanto nel preoccuparsi della salvezza della propria anima in paradiso, ma anche di portare avanti il cammino dell'umanità verso il futuro. E qui mi permetto di dire, e mi leggo un po' all'intervento del vostro lettore, forse oggi nei tanti momenti drammatici che sembrano veramente mettere in crisi il nostro progetto, non dobbiamo dimenticare che bene o male ci sono dei cammini che l'umanità sta costruendo verso il futuro, faticosamente, con grandi rischi, passi avanti e passi indietro, ma stiamo anche cercando di costruire la terra. Una terra però che può essere costruita soltanto riprendendo in mano il discorso sull'ambiente. Io ho sempre scritto, ho insegnato anche etica ambientale, ahimè insegnavo etica ambientale alle biotecnologie, non ero entusiasta delle biotecnologie, questo mi ha creato qualche piccolo problema, ma dicevo il punto fondamentale è quello di una terra da costruire per il futuro, in Teilhard per la seconda venuta di Cristo. Ma per costruire la terra bisogna che questa terra sopravviva. E allora ecco l'importanza di una riflessione importante sulla gestione della natura e la gestione della biosfera. Da questo punto di vista il discorso finisce dove comincia la enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Su questo, se volete, potremo poi parlare nella discussione. Grazie.